In questo video mostriamo come disegnare le sezioni con Analyst Project. Dopo aver creato il profilo del terreno, è possibile iniziare a lavorare sulle sezioni del profilo. Descriviamo come inserire tracce in planimetria, sia in modo automatico che manuale, e visualizzazione del disegno. Mostriamo come disegnare su di esse una sezione tipo e come riportarla in automatico su tutte le altre. Dal menu di Analyst Project selezionate nel seguente ordine: Sezioni, Tracce planimetriche e Disegna tracce sequenza automatica. Selezionate Inserisci sezioni per disegnare automaticamente le linee di sezioni lungo la polilinea del tracciato e sul profilo del terreno. Ora vediamo come si inserisce una sezione manualmente. Con il comando Disegna linea, disegniamo la sezione sul tracciato. Dal menu Tracce planimetriche, inserisci tracce modalità manuale. Selezionare linee, scegliere la linea disegnata e confermare con il tasto destro del mouse. Ora disegniamo le sezioni. Dal menu selezionate Disegno sezioni, Genera sezioni, cliccate su Disegna sezioni. Scegliere un punto di plottaggio per visualizzare il disegno. Adesso passiamo al disegno dell'asse stradale su una sezione. Con lo strumento polilinea disegniamo l'asse stradale su una sezione. Dal menu selezionate Sezione stradale, inserisci elemento stradale, impostate le proprietà dell'elemento stradale e cliccate su Seleziona polilinea. Selezioniamo sul disegno e confermiamo. Automaticamente l'asse stradale viene replicato su tutte le sezioni, con le relative aree di sterro e di riporto.